Bentrovati. La puntata di oggi di Viver Lucenze è dedicata a un palazzo che ospitava 6 facoltà universitarie, la famosa Università di Lucca, che ancora oggi vanta ben 6 gabinetti di storia naturale, di scienze, e parliamo di un palazzo davvero unico, Palazzo Lucchesini, nel centro storico di Lucca, che oggi è sede del liceo classico Machiavelli, uno scrigno che nasconde veri e propri tesori al suo interno, sale dove sono custoditi reperti in collezioni di inestimabile valore culturale, uccelli impagliati da tutto il mondo e anche conchiglie, insetti, antichissimi fossili e persino un sarcofago e una mummia. Il tutto custodito in quello che è stato un museo e che oggi invece è sede di una scuola che solo raramente viene aperta, quindi ci riteniamo fortunati per poter essere entrati dentro Palazzo Lucchesini, dentro il liceo Machiavelli, a scoprire queste bellezze. Lo facciamo come sempre con le immagini di Abramo Rossi e la compagnia di Michela Innocenti. Poi troveremo tanti professori che ci accompagneranno in questo lungo viaggio. All'interno delle mura di Lucca sono tanti monumenti ricchi di storia e prestigio, e tra questi c'è un palazzo che nel passato, come nel presente, rappresenta un luogo insostituibile per la storia e la cultura lucchese. Stiamo parlando di Palazzo Lucchesini. Ieri liceo reale, oggi è sede del liceo classico Machiavelli, con alle spalle oltre 200 anni di storia. Tra le sue mura, ieri come oggi, si respira la cultura e l'amore per l'arte e la bellezza, che si sprigiona tra i suoi muri come nel piccolo giardino, confinante con quello di Palazzo Pfanner. Oggi, come allora, quando vi fu trasferito dal Granduca di Toscana, Leopoldo II, nella struttura è ubicato il Gabinetto di Storia Naturale, composto da 6 aule espositive. Ci accompagna in questo viaggio uno dei suoi docenti, Alessio Pisani, che ci narra la storia del palazzo. Mi trovo esattamente in Via degli Asili, nome che probabilmente deriva dall'enorme numero di conventi, ambienti conventuali che nacque in questa zona. A pochi centimetri da me correvano le mura romane, quindi noi esattamente siamo sui limiti esterni delle mura settentrionali romane. Qui in particolar modo si apriva la porta che chiudeva il cardo, l'asse nord-sud. Fuori dalle mura, pochi secoli dopo la caduta dell'Impero Romano, incominciarono a crescere i primi borghi medievali. Sono famose le famose rughe di San Frediano, ovvero le prime vie all'interno delle quali sorsero le piccole case e casette, case che facevano capo ad una grande chiesa, una delle prime e delle più antiche basiliche paleocristiane nate a Lucca, la Basilica di San Frediano. Nei secoli a venire, in particolare tra il 600 e il 700, questi edifici furono acquistati da famiglie importanti lucchesi, famiglie nobili. Dapprima, alla fine del 1600, la famiglia Moriconi, poi Controni e Fanner, e all'inizio del 700 la famiglia Lucchesini. Il palazzo che vedete alla mia sinistra, che la maggior parte dei lucchesi conosce con il nome di liceo classico, in realtà fu all'origine Palazzo Lucchesini, il palazzo che adesso andremo a scoprire. La famiglia Lucchesini provvide a comprare questi grandi stabili, a distruggerli e a costruirci sopra questo palazzo tipico lucchese. La famiglia, una famiglia nobile, le cui notizie cominciano a partire dal 1200, una famiglia impegnata non soltanto dal punto di vista mercantile, ma anche dal punto di vista politico. Infatti la famiglia ricoprì ruoli importanti non soltanto nella politica di Lucca, ma ad esempio anche nella politica estera, di Genova ad esempio.
Il palazzo che vediamo e la strada che ho percorso in questo momento era quella che percorrevano le carrozze. Infatti il palazzo tipico della Lucchesia, ma comunque una parte dei palazzi della Lucchesia, non avevano gradini di entrata. Le carrozze entravano direttamente, in questo punto scendevano i signori e poi i cavalli venivano condotti alle scuderie o alle stalle che adesso sono state ovviamente trasformate in aule per i ragazzi del liceo classico. Se noi adesso tornassimo indietro nel tempo potremmo vedere tranquillamente i signori che si accingono a salire questa grande scalinata. Scalinata che fu progettata, secondo i documenti, dall'architetto Domenico Martinelli. Lo stesso architetto che in quegli anni, o pochi anni prima, aveva progettato lo stesso scalone nell'adiacente Palazzo Fanner. Un grande scalone che unisce tutti e tre i piani nobili del Caseggiato. La storia del palazzo, sotto la famiglia Lucchesini, è solo alla prima parte. Infatti, alla fine del secolo, inizi del 1800, la storia volta pagina. Lucca subisce il dominio napoleonico e in parte quello di Elisa Baciocchi. La famiglia Lucchesini, in particolare Girolamo Lucchesini, verrà impegnato in cariche politiche proprio sotto la sorella di Napoleone e verso il 1810-1812 si trasferirà direttamente a Firenze. Poi, con la caduta dell'impero napoleonico, Girolamo Lucchesini deciderà di passare il resto della sua vita a Firenze e il palazzo verrà acquisito dalla nuova dinastia, il nuovo governo, il governo di Maria Luisa di Borbone. Con l'arrivo del governo borbonico, in particolare quello di Maria Luisa di Borbone e di suo figlio Carlo Ludovico, arrivano anche i cambiamenti all'interno di questo edificio. Chi li apporta è Lorenzo Nottolini, l'architetto di fiducia della famiglia, il quale provvede ad aprire alcune logge in perfetto stile neoclassico ed allargare la loggia di entrata. In poche parole, trasforma l'edificio in quello che diventerà poi negli anni successivi, il Real Liceo nonché sede universitaria. L'edificio si trasforma quindi in una sede universitaria e, come ogni sede universitaria, adesso ci troviamo proprio all'interno dell'Aula Magna. L'Aula Magna venne completamente affrescata in stile monocromo o spesso, come si dice, anche in chiaroscuro, con elementi di palese riferimento all'università stessa. Ad esempio elementi dipinti che ricordano strumenti musicali, strumenti di misurazione, elementi matematici o addirittura simboli che ricordano la medicina stessa. Questo proprio per ricordare anche il numero delle cattedre, cosa si studiava all'interno di questa università. Noi sappiamo infatti che il Real Liceo Universitario raggiunse ben 27 cattedre in pochissimo tempo. Sulla mia destra la dea Palla di Atena, che rappresenta il simbolo della saggezza, ovviamente legato all'università, e invece sulla mia sinistra un genio alato, anch'esso in chiaroscuro, che tiene in mano una corona di alloro e un motto, il motto dell'università di Maria Luisa di Borbone, non plus ultra, ovvero oltre questo non si poteva andare. Rimane tutt'oggi, all'ultimo piano del palazzo, il grande emiciclo ottocentesco che venne costruito sotto il governo borbonico proprio per le elezioni universitarie. Pensate che nel giro di un anno, all'interno di questo locale, in basso, si trovava un grande tavolo, un tavolo dove si facevano le dissezioni anatomiche. In un solo anno si arrivò a fare addirittura 50. Poi la storia voltò pagina nuovamente, siamo nel 1849 e la casata del Borbonica se ne va lasciando il posto al Granducato di Toscana, lasciando il posto quindi agli Asburgo-Lorena. Leopoldo II di Asburgo-Lorena prende il locale che era stato fino a quel momento sede universitaria e provvede a trasferire tutte le collezioni che si trovavano all'interno del Palazzo Ducale all'interno di questo edificio.
Durante il trasferimento, molte delle logge che furono aperte da Lorenzo Nottolini vengono tamponate. Gabinetto di storia naturale e fisica che adesso andremo a vedere. Ringraziamo Alessio per averci guidato nel percorso attraverso i locali del palazzo dove sorge il liceo classico Machiavelli di Lucca e noi ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità. Torniamo tra poco e continueremo il nostro percorso all'interno di quello che è il gabinetto di storia naturale sotto la guida del professor Franco Rapetti. Bentornati a Viver Lucenze di questa settimana. La puntata è dedicata a Palazzo Lucchesini dove ha sede il liceo classico di Lucca, il liceo Machiavelli. Ci troviamo proprio di fronte a quello che è il gabinetto di storia naturale, ma andiamo a vedere che cosa ci aspetta all'interno. Nella prima stanza del gabinetto di storia naturale incontriamo un professore storico del liceo classico Machiavelli di Lucca, il professor Franco Rapetti. Professore, che cosa vediamo in questa stanza? Vorrei cominciare con un piccolo inquadramento della distribuzione delle stanze e anche cronologico. Io ho preso a insegnare in questa scuola nel 1980-81, questo è l'anno scolastico. Queste prime due stanze del gabinetto di storia naturale a quel tempo erano occupate da aule, quindi solo nei tempi successivi si è fatto questo grande lavoro di revisione, ristrutturazione, sistemazione dei materiali. Quindi possiamo collocare il tempo della formazione del gabinetto tra gli anni 82 e 83. Ci fu un finanziamento della Regione Toscana attraverso una somministrazione di fondi al Comune di Lucca, all'Assessorato alla Cultura e poi per merito di un gruppo di valenti naturalisti si dette inizio a questo lavoro che adesso offre questo straordinario risultato. I minerali che sono qui intorno a noi da dove provengono? Da tutto il mondo. C'è una grande varietà, diciamo, sia da un punto di vista mineralogico che da un punto di vista della provenienza geografica. In particolare abbiamo un cristallo di geocronite piuttosto grande che viene nella miniera di Val di Castello. Ci sono lì una quantità di miniere come quella del Bottino, quella di Val di Castello, sopra Pietrasanta, dove qualcuno pensa addirittura che gli Etruschi avessero trovato minerali di ferro e sono state trovate delle scorie, probabilmente facevano dei tentativi di estrarre dalla magnetite e dalla ematite il ferro metallico. Entriamo nella seconda sala del nostro gabinetto di storia naturale. Professore, che cosa troviamo qui? Questa è la seconda sala del gabinetto di storia naturale e abbiamo fossili di varia provenienza, ma non solo. Abbiamo anche qui un reperto fondamentale, di grandissima importanza botanica, che è l'erbario Mezzetti, che tra i reperti fossili più importanti di questa sala abbiamo alcuni pesci di Bolca, esattamente sono 13. Bolca è una località a circa 900 metri sul livello del mare, sopra Verona e sopra Vicenza, dove c'è una formazione oceanica di calcare che è a grana finissima, che ha conservato meravigliosamente gli organismi che sono caduti probabilmente dentro una laguna e che lì si sono fossilizzati. Da quando il primo riferimento del fossili di Bolca è del 1550 e da allora sono stati scavati circa 100.000 fossili che sono in tutti i musei del mondo. Il più importante di tutti è quello di Verona e noi qui abbiamo 13 esemplari
di questa fauna. Entriamo ora nella sala che è dedicata al mare e qui troviamo alcuni reperti molto importanti. Che cosa vediamo, professore? Questa è la terza sala dove sono custoditi fossili e non fossili, anche organismi attuali di lamellibranchi e di gasteropodi. Sono quasi tutti attuali questi, ma di grande interesse è la vetrina che conserva invece i gasteropodi polmonati terrestri, cioè, che sono stati raccolti in ogni parte del mondo e facevano parte della collezione Turati, che poi fu donata alla scuola e adesso fa bella mostra in questa terza sala. Percorriamo ancora i corridoi del Gabinetto di Storia Naturale qui al Liceo Classico Machiavelli di Lucca e vediamo intorno a noi conservati e ben conservati degli animali, vero professore? Sì, siamo nella quarta sala del Gabinetto di Storia Naturale e abbiamo una quantità di uccelli e di pesci e anche dei diorama di uccelli che sono delle costruzioni ottocentesche di rappresentazione dell'ambiente in cui questi animali vivevano. Mentre il professor Rapetti ci attende all'interno di quella che è l'ultima stanza, noi attraversiamo uno spazio che è dedicato interamente ai lepidotteri e coleotteri da tutto il mondo. Tra i molti tesori nascosti all'interno delle tante sale del Gabinetto di Storia Naturale troviamo due mummie. Che cosa ci fanno qui, professore? Queste due mummie sono state scoperte a Tebe nel 1822 e sono state donate dal Granduca di Toscana al Gabinetto di Storia Naturale. Siamo nell'Ottocento, la storia naturale ha un importantissimo aspetto per quella che è la vita culturale, sociale del periodo e sono tante le esplorazioni che vanno a ricercare animali esotici in tutto il mondo e noi abbiamo un esploratore importante e ce lo ricorda la vetrina che stiamo vedendo, è vero professore? Certo, questa è la vetrina tutta dedicata a Carlo Piaggia, nato a Contignano e grande esploratore, il Carlo Piaggia aveva risalito il Nilo Bianco, il tratto del Nilo Bianco e del Nilo Azzurro, che poi hanno un punto di confluenza a Khartoum. Era ovviamente un cacciatore e quindi i trofei che cacciava venivano inviati in tutti i principali musei d'Europa. Qui abbiamo una serie di uccelli, una settantina di esemplari sono, e due leopardi e poi c'è anche il fucile di Carlo Piaggia, prezioso naturalmente. Carlo Piaggia è stato un uomo straordinario, generoso. In occasione della cattura di due suoi compagni lui cercò di liberarli e poi dovette desistere e morì probabilmente di febbri malariche ancora in età non troppo avanzata. La legge Casati del 59 che impone l'obbligo agli studi, nel 61 quello che è il palazzo viene dedicato al liceo Machiavelli che tutt'oggi esiste a Lucca ed è molto importante. Con noi il collaboratore scolastico storico del liceo Machiavelli, Borelli Andrea, cosa c'è dietro le nostre spalle che ci ricorda un po' quella che sarà stata la storia successiva al 1861? Che cosa troviamo?
Ecco, abbiamo la celebrazione della fine della prima grande guerra in cui sono caduti del nostro regio liceo classico Machiavelli 6 studenti e sono ricordati con la lapide monumentale alle mie spalle e scolpita dallo scultore Francesco Petroni, inaugurata nel 24 maggio 1922 e ricordando nella data 4 novembre la data della vittoria in cui l'Italia è riuscita a riconquistare le terre irredente di Trento e Trieste. Lo scultore Francesco Petroni, che ha usato un marmo cavato direttamente degli agri marmiferi di Minucciano, in cui il marmo è molto bianco ed è il marmo delle nostre Alpi Apuane. Dopo aver fatto un percorso storico attraverso gli spazi e le sale del liceo Machiavelli di Lucca, siamo arrivati ai giorni nostri e qui con me la dirigente attuale del liceo Machiavelli di Lucca, del liceo classico, la professoressa Emiliana Pucci. Buonasera dirigente, che cos'è oggi il liceo classico Machiavelli? Bene, il liceo classico Machiavelli, come avete visto, si porta dietro una tradizione sicuramente molto importante anche per la città di Lucca perché è incardinato veramente nella storia di Lucca. Però oggi il liceo classico si rivolge al futuro e in alcuni casi qualcuno dice che il liceo classico sta un pochino soffrendo perché è un percorso un po' troppo antiquato. In realtà non è proprio così, anzi è un percorso molto molto attuale e dove i ragazzi possono spaziare su queste discipline prettamente umanistiche dell'area linguistica e storico-filosofica, ma nello stesso tempo queste discipline aprono veramente le prospettive anche universitarie delle più disparate, quindi i nostri studenti possono affrontare qualsiasi tipo di percorso universitario. Negli ultimi anni ovviamente il liceo classico si è molto rinnovato, anche se noi, i nostri ragazzi, amano molto questo edificio storico che offre tanti spunti di studio e si è rinnovato grazie a dei percorsi denominati percorsi trasversali per le competenze trasversali, i famosi PCTO, quelli che un tempo erano chiamati l'alternanza scuola-lavoro. Diciamo che questi percorsi hanno rinnovato molto il curriculum del liceo classico. Perché? Perché ci hanno dato la possibilità di fare delle attività didattiche sul territorio con ricerche mirate, con specifici percorsi che offrono ai nostri studenti la possibilità anche di studiare grazie ai reperti che abbiamo direttamente nel liceo, come avete potuto vedere il nostro gabinetto di storia di scienze naturali offre agli studenti la possibilità di fare dei percorsi di ricerca. Ringraziamo la dirigente Emiliana Pucci per questo contributo molto importante. Tutti i nostri ospiti della puntata odierna, ovviamente Abramo Rossi alla regia, do la linea a Giulio Del Fiorentino. Sì, grazie Michela, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo viaggio affascinante nelle bellezze del liceo classico Machiavelli, la ex sede dell'Università di Lucca. Avete sentito questa bellissima storia. Vive Lucenze, torna la prossima settimana.